No, indietro no, ministro, non ci arrivo, c'ho il braccio, c'ho il braccino corto. Allora, per me è molto importante essere qui ad Assisi oggi a discutere del tema della Libia. Oggi il gran numero di persone che arriva sulle nostre coste, il gran numero di migranti, la maggior parte parte dalla Libia e dalla Tunisia. E io credo che la stabilizzazione della Libia con un processo di dialogo, di pace, sia importante anche per ridurre le partenze dei migranti dalla costa nordafricana della Libia. Ma allo stesso tempo, per quanto riguarda invece la Tunisia, dove sta per nascere un nuovo governo, mi ci recherò personalmente in quanto ministro degli affari esteri per discutere di accordi di riammissione, di accordi di rimpatrio, perché è vero che noi stiamo lavorando come Italia con l'Europa a raggiungere un accordo per la redistribuzione dei migranti in tutti i paesi europei, perché chi sbarca in Italia deve sbarcare e deve arrivare in Europa, non può rimanere solo in Italia. Però non dobbiamo farci prendere da facili entusiasmi, perché quando si crea e si enfatizza troppo il concetto della redistribuzione, potrebbe mettersi in moto un cosiddetto pull factor, per cui i cosiddetti trafficanti di uomini convincono con più facilità tanti disperati a partire dalle coste nordafricane a venire sulle nostre coste. Ed è per questo che come Farnesina, come Ministero degli Affari Esteri, nei prossimi giorni pubblicheremo delle novità sul meccanismo dei rimpatri. Senta, ministro, ovviamente siamo ad Assisi, quindi è ovvio che le si chieda se ormai di San Francesco, esatto, se siamo arrivati a chiusura di questo patto civico, aspettando chiaramente il risultato sulla piattaforma Rousseau, e se per voi il nome della candidata è quello e non ci si può spostare da lì. Guardi, tutte le questioni relative a nomi e contronomi li lascio a chi in questo momento si sta confrontando. Per quanto mi riguarda, l'esperienza in Umbria è un'esperienza innovativa, perché come movimento siamo riusciti a fare in modo che i partiti facessero un passo indietro e i cittadini umbri potessero fare un passo avanti. Perché se riusciremo a creare questo patto civico, la nuova giunta dell'Umbria non avrà gente dei partiti né del Movimento 5 Stelle al suo interno. Ci sarà un candidato presidente, spero un presidente civico indipendente, che si creerà una sua giunta in base alle proprie capacità e competenze, in base alle competenze che sceglierà. E questo purtroppo è innovativo in Italia, dove abbiamo avuto per troppo tempo nelle regioni giunte ostaggio delle dinamiche partitiche, delle dinamiche politiche. Ecco, a me interessa questo, che si riesca a dare un metodo ben chiaro che possa departitizzare, non si può dire ma lo dico, le giunte regionali a partire dall'Umbria, perché adesso le regioni hanno bisogno di persone competenti e con entusiasmo e di mettere un po' da parte la frammentazione politica dei partiti. Se no dovete scrivere il programma elettorale con il PD. Guardi, io credo che per quanto riguarda il programma ci siano degli obiettivi per l'Umbria che ormai tutte le forze politiche dicono di voler realizzare. Ma se crei una giunta con il vecchio metodo, ad esempio come vuole fare adesso il centrodestra, che ha messo insieme tutte le sue liste, poi dopo, l'abbiamo visto in Abruzzo, in Sardegna, in Sicilia, ci mettono mesi per fare la giunta perché si devono mettere d'accordo tra tante liste, qualsiasi programma non si riesce ad approvare, non si riesce a realizzare. Quindi il metodo è al centro di questo laboratorio per un patto civico. Il metodo è no ai partiti nella futura giunta regionale. Senta, a livello che fine fa? Guardi, queste, ripeto, sono questioni che lascio a chi sta discutendo. Quindi sono incontri in corso in questi. Incontrerà il commissario del PD, Walter Verini? No, in questo momento ci sono persone che sia dal lato del movimento che del PD, come nelle ultime settimane, stanno discutendo, ma aggiungo, qui si discute anche con tutto il progetto Umbria dei territori, si discute con tante liste civiche. Noi possiamo creare un gruppo di liste veramente numeroso, importante per questo territorio, di persone che conoscono il territorio, ma a patto che nessuno il giorno dopo le elezioni venga a dire: io voglio mettere un assessore lì
o voglio mettere un capo di una partecipata dall'altra parte, perché questa roba non può esistere. Che tempi vi siete dati, visto che tra una settimana vanno presentate Guardi, le liste? I tempi li stabilisce la legge. Quindi. Senta, Di Battista ha detto che non si fida, lei si fida se si attua il taglio dei parlamentari? Io credo che questo governo sia nato quest'estate in un solo mese, perché l'obiettivo era prima di tutto non permettere a chi voleva far cadere il governo di non tagliare 350 parlamentari della Repubblica. Io lo voglio ricordare, mancano 2 ore di lavoro alla Camera, 2 ore, e abbiamo tagliato per sempre in Italia 345 parlamentari. Questo è uno dei motivi per cui Salvini ha fatto cadere il governo. Adesso, per quanto mi riguarda, 345 poltrone si devono tagliare. Ora, qualcuno dice che sia un ultimatum il fatto che io abbia detto bisogna tagliarle nelle prime 2 settimane di ottobre. Stiamo parlando di un mese avanti per poter fare tutto il lavoro preparatorio per dire sì alla Camera dei Deputati con 2 ore di lavoro e tagliare per sempre 345 poltrone. Così ancora una volta dimostreremo che questo governo è nato contro le poltrone, perché saremo quelli che tagliano 345 parlamentari, 345 stipendi, 345 benefit, accessori e tutto quello che deriva dai parlamentari. Ne abbiamo parlato per tanti anni, adesso è il momento di farlo e non credo che ci saranno frizioni nel governo, però è una grande prova per rafforzare la fiducia su cui si basa qualsiasi governo, perché prende la fiducia in Parlamento. Qualcuno ieri mi ha detto che bisogna tenere a bada nel movimento chi parla. Io credo che in tutte le forze politiche ci sia la libertà di espressione e ognuno esprime il proprio pensiero. Quindi pensiamo ai fatti, pensiamo a realizzare la prima grande riforma di questo governo, che è il taglio di 345 parlamentari. Io sono d'accordo su chi mi dice anche dei cittadini, con 345 parlamentari in meno non risolvi i problemi della mia vita. Ed è vero. Ma alle prossime elezioni noi andiamo a votare con un Parlamento con meno parlamentari, meno risorse che si sprecano e soprattutto se hai meno parlamentari, anche quando scrivi una legge, quando presenti gli emendamenti, è tutto più semplice e magari non escono fuori tutte quelle leggi con la legge 1 che richiama al comma 4 dell'articolo 5 del decreto regio di migliaia di anni fa. Quindi grazie, stai in contatto Stefania Proietti. Una domanda, lei ha detto che è molto contento di essere libero di Assisi. Quanto la politica oggi può essere ispirata da San Francesco? Beh, io credo che in tutto il mondo la politica debba trarre ispirazione dai valori che ha rappresentato San Francesco, che rappresenta San Francesco, che è un punto di riferimento europeo, non è solo un punto di riferimento italiano, dei cittadini italiani, è un punto di riferimento di coloro che vivono nella fede, ma anche di coloro che magari non credono, perché è un punto di riferimento mondiale e per questo la politica deve prendere ispirazione, trarre ispirazione e secondo me anche seguire sempre di più il suo esempio nell'umiltà. Tutti quanti, questo io pecchiamo di poca umiltà nell'esercitare i nostri poteri come ministri, come parlamentari, però quando si viene ad Assisi, quando si respira l'aria di Assisi, sì, ricordi che il più grande valore di un uomo e di una donna è l'umiltà. Grazie. Grazie. Grazie.